Bene. Sto aspettando l'arrivo di Dino Tinelli, che ho conosciuto recentemente. Finalmente si è creata la possibilità di fare un video dove posso fargli delle domande e posso anche mostrarlo a quel piccolo pubblico che mi frequenta, cercando di condensare e prendere in mano un pochino l'emozione del fatto di incontrarlo. Voglio raccontare questo piccolo fatto magico di come è successo l'incontro con lui, no? Essendo io interessato sempre alle scie chimiche, perché guardo il cielo da sempre, da ragazzo, da quando ho cominciato a fare i primi quadri, ho sempre guardato il cielo. E sono già almeno una decina d'anni che ho visto che ci sono delle scie nel cielo che non sono nuvole, no? Inizialmente sentì parlare di qualcuno che diceva sono scie chimiche e tutti gli davano addosso, e io, abituato come tutti a fare il tifo sulle informazioni, non a ragionare con la propria testa e il proprio cuore, dicevo, ah sì, sono i soliti complottisti che vedono male dappertutto. Poi ho cominciato a guardare sempre di più, e ho visto che questo non era vapore acqueo, cioè è roba che stava lì pesantemente. E ho cominciato a riprendere e a postarle. Morale, YouTube, nei video collaterali, quando si guarda un video, ti fa venire dei video che trattano più o meno lo stesso argomento. E vedi un video di Tinelli, che parlava in modo del fatto delle scie chimiche, e mi ha dato l'input per andare a cercare anche altri video scientifici dove è venuta fuori la verità che spruzzano del veleno, bario, mercurio, di tutto li buttano dentro, e sicuramente non a fin di bene, non hanno a cuore la popolazione, ovviamente, non ce l'hanno. E mi è venuta sulla curiosità di conoscere, e mi dissi, cazzo, come mi piacerebbe conoscere, una cosa, ma figurati, secondo me chissà dove abitare, no? La magia è questa. Dopo qualche giorno viene a trovare un mio amico, un artista che si chiama Gio Batta, e mi disse, sai, questi tuoi video mi sono piaciuti, ci dice delle cose, e poi mi dice, seguo anche Mandarà e anche Dino Tinelli. Io dico, ah sì, anch'io guardo i video. Mi fa, sai che abita a Ravenna? Abita a Ravenna. E tu ci sei a meno, ho detto, ah cazzo, allora potrebbe essere possibile che riesco a incontrarlo, no? E la cosa curiosa è questa, è che in realtà Dino Tinelli l'avevo incontrato due volte più o meno davanti al mio negozio. Una volta mi disse anche una frase, un complimento riguardo delle sculture, dei cazzi, eccetera. Però era il momento del sequestro, tutti quanti mi dicevano qualcosa. Non ci ho fatto molto caso, l'ho preso come un complimento di approvazione, no? Poi un giorno ho visto un video dove si vedeva proprio la faccia di Dino Tinelli, un giorno per la strada, passando, mi sono fermato e ho detto, scusi, dico, ma lei è Dino Tinelli? E lui mi ha guardato un po' sorpreso, tipo, sì, ma io tipo sono già venuto un paio di volte, ma io non l'avevo riconosciuto, no? E ci pensavo ieri questa cosa ed era curiosa, perché nel suo piccolo sketch, qual è la lezioncina? È che noi cerchiamo la soluzione nella vita, no? A volte vogliamo sapere come stanno in realtà le cose, e quando la risposta arriva, tu non sei in grado di riconoscerla, perché la dai per scontata o la fraintendi, ma in realtà quella era la risposta che stavi cercando, o la persona che ti stavi augurando di conoscere, no? Ma semplicemente perché non avevi un'immagine di riferimento, l'hai, come nel mio caso, schivato. Per cui sono qui che lo sto aspettando e non vedo l'ora. Secondo me. Ecco che va. Ciao! Hey, ciao Francesco! Sono in orario? Sì. Sono le? Sono. Guarda. Ma state già girando, ma state facendo le prove? Sì. Ciao! Ho voluto fare una sorpresa, sì. Spero gradite, perché. Ma anche l'operatore. Beh, sai, cerchiamo di fare le cose. Abbiamo due macchine. Ah, ok. Ho appena finito di parlare, di dire com'è successo, sì, che ci siamo conosciuti. Adesso ma stai esagerando? Sì, io vorrei utilizzarlo per quel video che facciamo. Ma scusate, ma io non so. Cioè, di solito mi piace preparare un po' le cose. È una sorpresa, ho detto che venivi. Che sì, d'accordo. Il video è tuo, fai quello che vuoi. Ti dai carta bianca? Io ti do carta bianca, carta gialla, tutti i colori che vuoi. Sono molto onorato di ospitarti nel piccolo paradiso della Lazio. Beh, ma io
Grazie, ma ci siamo già visti un po' di tempo fa. Sì, ma ufficialmente... Questo è il Pasolini che mi dicevi, quello con le scie chimiche? Sì, questo è il Pasolini dove, quando l'ho fatto, mi sono preso la libertà di aggiungergli in questa fascia che poi gli ho preso dal film De Camerone, dove la scena finale del film finisce con lui che dice perché realizzare una cosa quando è così bello pensarla. È bellissimo, è bellissimo. E gli ho messo le scie chimiche perché secondo me lui l'unica... La sfida che ha avuto è stata quella di non capire quanto importante fosse la pace e si è lasciato le penne per quello. È stato un grande stimolatore, fustigatore di animo delle persone. Tu sai perché sono qui, però? Sì, perché vuoi parlare della verità, far sì che la verità non venga... Sì, ma volevo anche parlare di pace, perché tu mi hai detto... Ah, no, un guarda, sfondi una porta... Dove, dove ci mettiamo? Andiamoci qui, guarda. Ah, grazie. Un bel cuscino. Ah, bello il fatto di girare subito così. A parte che è sempre bellissimo entrare in questo posto qua, perché ci sono ogni volta delle cose nuove, cioè veramente, per me sono nuove, forse perché non metto abbastanza attenzione. Questa è la Davida, vero? Questa è la Davida. La riconosco. È il mio amore la Davida, praticamente. Va bene. Visto che stiamo girando, di cosa parliamo? Io volevo sapere, prima di tutto, se hai qualche informazione nuova che hai raccolto pronto per fare un altro video, perché ho visto l'ultimo stamattina che hai pubblicato. Beh, non c'è mai l'ultimo, perché spero di fare ancora, ma è l'ultimo, mi auguro. Io voglio sapere quale sarà il prossimo video. Ma l'operatore l'hai scelto, è un tuo amico? No, è un mio amico carissimo che mi segue in questa follia per la pace. Bello l'idea, bellissimo. Sembra uno studio vero alla fine, vabbè. Io spero che qualcuno non si arrabbi, perché mi chiedono sempre di fare dei video e immancabilmente dico di no. Grande onore. E per risponderti, non è che non ho mai niente di pronto, nel senso che prendo quello che mi arriva, cioè non è che faccio dei progetti, se sono in un posto che vedo qualcosa lo filmo, se c'è un video che mi segnalano, spesso mi segnalano, a proposito ne approfitto, mi segnalate sempre tantissimi video che sono già stati tradotti, usate le playlist, non so se uno cerca i terremoti, no, ma le maree, la luna o meno, scorrete nella playlist che trovate sicuramente il video, sai perché lo dico questo, perché... Tantissimi, puoi tradurre questo quando hai tempo? E io dico, ma questo già te lo faccio, già. Ecco, poi anche a quelli che mi dicono che non faccio i video, di fare qualcosa di mio, guardate che ci sono più di 180 video che ho fatto che sono miei, con i testi di altri, perché sono, dove vedete by Dino, sono fatti da me, non sono traduzioni. Ne approfitto per dare delle informazioni che non amo star lì a darle sul mio canale, ok? Certo, ma non è una... Io ho tantissime idee, ad esempio... Stamattina, sapendo di venire, a proposito, si vede che sono stato al mare stamattina? Sì, che si vede. Perché sono a Ravenna, perché c'è il mare, una città bellissima, che nessuno la conosce, o meglio, pochi la conoscono. Ma intanto guardo là io, perché so che... Sì, 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 ma è giusto, due che ci guardi lì. Stamattina, ad esempio, stavo pensando, perché hai detto di parlare di verità. Allora, innanzitutto parto dal solito discorso che ho detto sempre fin dall'inizio, Francesco, che è il vincitore che scrive la storia. E c'è scritto in tantissime cose, cioè, pertanto, a noi arriva quello che ci dice quello che vince. Se noi due dovessimo fare una lotta e tu vinci, tu diresti come sono andate le cose, senza magari dire le cose invece che dovrei dire io, perché tu le hai denigrate, le hai nascoste. Di conseguenza, non so, mi piacerebbe in questa occasione, ma l'ho già pensato prima, pertanto non è una cosa così inventata, ci ho pensato venendo qua e ci ho pensato, perché sono venuto a piedi, non è che abitiamo lontanissime, perché a volte il messaggio che cerco di trasmettere è che non è che Dino Tinelli dice la verità, Dino Tinelli mi dice cercate voi con i vostri propri occhi, con i vostri sensi, di andare in fondo alla verità. Adesso farò un giro un po' lungo, ma può anche essere che mi sbaglio su quello che vado a dirti, ma mi piacerebbe trasmetterti qualcosa che non ho mai detto, perché così almeno hai anche un qualcosa in più da dire. Prendevo lo spunto, l'ho preso da Kings the Throned, adesso non mi ricordo più, sono praticamente i re a cui viene tolto il trono, ok? Non so in italiano come si dice, detronizzati, nel senso che prendo lo spunto per arrivare fino ai giorni nostri, ma molto velocemente, prendendo come punto di riferimento gli astronomi.
Ecco, ricordatevi che io non sono un astronomo, ho avuto la passione dell'astronomia come tutti quelli che seguono la Terra piatta. Prima di arrivare alla Terra piatta, solitamente uno ha già ben ferrato gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Tornando velocemente, ci hanno sempre insegnato, e ricordo la frase che mi hai detto tu, ci hanno non indottrinati, tu hai detto ammaestrati, e condivido molto questo. Al volo, se noi prendiamo il primo che ha accennato, che ci hanno insegnato, che ha parlato di terra sferica, è stato Pitagora, parliamo di 400-500 anni prima di Cristo. Dopo Pitagora, come matematico, eccetera, è arrivato Ipparco, circa 100 anni prima di Cristo, 150, 200. Non ho studiato le date, sto facendo un percorso molto rapido per arrivare al dunque. Ipparco è importantissimo perché come astronomo è sicuramente, parliamo di un astronomo che è vissuto prima dei Romani, prima della colonizzazione romana, prima del regno dei Romani, si può dire il regno dei Romani, no? L'impero, ecco perché c'è, ecco l'errore, sono io gli errori li faccio, ma li confesso. Come regno prima? Vedi che nell'errore comunque perché Ipparco? Perché Ipparco è quello che ha iniziato ad usare la trigonometria per la misurazione degli oggetti. Pertanto Ipparco, prima dell'impero romano, era l'astronomo che poi è andato avanti, è stato importantissimo Ipparco. Dino Tinelli si chiede, ma prima di Cristo come caspita facevano a misurare migliaia di distanze per vedere l'angolazione, per vedere l'angolazione del triangolo, per poter stabilire la distanza di un oggetto dove andavano solo a cavallo? Ma non è finita, per misurare un oggetto tipo, che so io, un pianeta, un corpo celeste, quelli che chiamavano le stelle erranti, come facevano a centinaia di chilometri, migliaia di chilometri di notte a puntare alla stessa stella, allo stesso secondo e alla stessa ora? Cioè è impensabile, ragazzi, cioè io queste cose non posso vederle, è impensabile, non è possibile. Pertanto già qui non si può dire che questo era l'astronomo che è stato, sicuramente è stato importantissimo, però le misurazioni, ragazzi, è impossibile, non avevano il bulova acuto, non avevano le clessidre da portarsi, li andavano solo a cavallo. Comunque non è questo il discorso che voglio fare, è arrivare velocemente a un qualcosa di più recente. Praticamente Ipparco, nel primo secolo dopo Cristo, perciò sono già passati 200 anni, c'è stato Sossegene di Alessandria, il quale è importante perché ha preso tutti gli insegnamenti di Ipparco. A proposito, prima che mi dimentichi, di Ipparco non abbiamo niente, abbiamo solo un documento che ci è rimasto su tutte le opere. Pertanto tutto quello che abbiamo di lui sono, per il passaparola, non abbiamo niente, nessun documento, ok? Questo è importante. Pertanto Sossegene non poteva andare a correggere eventuali errori da parte dell'astronomo precedente. Perché dico Sossegene d'Alessandria? Perché quello che ha fatto nel primo secolo dopo Cristo ha stilato il calendario giuliano. A proposito, è importante Wikipedia, perché Wikipedia secondo me degli errori ne ha tantissimi. Perché ho visto proprio ieri che questo astronomo, che è quello che ha fatto il calendario giuliano, c'è scritto proprio su Wikipedia, adesso la correggeranno, però controllate adesso, c'è scritto del periodo tolemaico. Perché del periodo tolemaico? Che è nato il secolo dopo, come faceva a essere nel periodo? Comunque, volevo arrivare a Sossegene, poi, che cosa ha dato? Ha passato a, o meglio, Tolomeo poi ha preso tutti i dati da Sossegene, che si riferiva a Ipparco, a Tolomeo sono arrivate tutte queste cose. Ho fatto il giro un po' lungo, ma era per dirvi che parliamo del secondo secolo dopo Cristo, dove Tolomeo, che è stato uno dei più grandi astronomi, quando Cristoforo Colombo è partito per andare alla scoperta delle Indie, che è quello che ci insegnano a scuola, poi quello che è andato a fare o meno non lo sappiamo, siccome qui
spesso e volentieri ho visto i video dell'ex presidente americano Obama, che diceva: oh, ma siete tornati al periodo di Colombo, quando Colombo, anche se avesse pensato che la terra era tonda, è partito, si usava ancora il sistema tolemaico, perciò vuol dire che se anche la terra era tonda, questa è una cosa che però non ci insegnate a scuola, pensavano ancora i signori che le stelle, la luna e il sole giravano attorno alla terra, perché è successo dopo Copernico, è arrivato circa 200-300 anni dopo, adesso le date, perdonatemi, sto andando così. Pertanto il fatto che a scuola mi avessero insegnato che i marinai avevano paura di cadere dal bordo, non è una cosa come dicono adesso che è stata inventata, perché ancora non c'era la gravità, Newton è arrivato dopo. Pertanto queste cose sono importanti da dire, come facevano a dire questo? Dopo, per farla finita, questo l'ho imparata a memoria su Wikipedia, il 6 ottobre 1492, c'è scritto, magari la cambieranno, il 6 ottobre 1492 Cristoforo Colombo era perplesso perché aveva già fatto 3658 miglia, 100 in più di quelle che pensava, per arrivare all'India. Era piccolissimo il mondo allora, se pensava a una roba così. Ovviamente dopo avranno corretto tutte queste cose. Perché ho fatto tutto questo giro? Perché la stessa Wikipedia o la mente stessa ti dovrebbe far capire queste cose. Cioè non è così semplice che Cristoforo Colombo sia partito prima ancora che ci sia la teoria della gravità, perché comunque è una teoria, c'è scritto su L'Espresso, che è un articolo che ho letto, mica l'ho inventato io, ok? Anche se dopo... Anche quella di Einstein è una teoria. Sì, vabbè, sono tutte teorie, pertanto anche la mia è una teoria in questo momento, vabbè, ma non sono qua per fare scuola, sono qua per dirvi che mi spiace. Dopo tagliamo quello che non ci piace, signor sì, operatore. Sai che c'è poco da tagliare. Vabbè, no, ma... cioè, è già... stavo parlando del carro. Comunque c'era un mare bellissimo stamattina, poi sì. Una cosa che forse nemmeno tu sai è che la prima volta che tu hai fatto un commento sui miei video, che è che tu hai fatto un commento, il primo commento che hai fatto sui miei video, ha scritto: ah, non sapevo che a Ravenna, cioè io l'ho cancellato perché non volevo che si sapesse che sono arrivato approdato a Ravenna, perché sono veneto, lo sanno, io sono del lago di Garda, che è bellissimo, e di conseguenza, vabbè, volevo, però ormai lo sanno che abito a Ravenna, e pertanto vabbè, ne approfitterò, metterò su, che so, un PayPal per Ravenna, che così mi farete le donazioni, non si sa mai, non le ho mai chiesti, però vabbè. Beh, dove sarò in grado di rispondere a questa curiosità santa, che cos'è, perché non è solo un cazzo che ti dice scompa quanto cazzo vuoi, non sto dicendo qualcosa di, non io, il simbolo non parla mai in nessun linguaggio, ma comunica l'anima e ti muove in un modo che ecco, scopo. Per chi non è a conoscenza, invito a visitare. Allora, il video è di Montellic, perché c'è una cosa importante da dire, che ti ho detto per telefono ieri, ti ricordi cosa ti ho detto per telefono ieri di Montellic? Ecco, perché andate a visitare, perché dopo non so se ricaricherò questo video mettendo i beep, perché il mio canale è marcorizzato, sicuramente se c'è, se si parla del CE, magari andate a vedere cos'è il CE, è importantissimo. Montellic, perché abbiamo scoperto che sia io che tu, dalla trasmissione di Dorellic, che ha accompagnato la nostra infanzia, io fece un fumetto chiamandomi Montellic, e i miei amici mi chiamavano Montellic, e lui veniva chiamato Tinellic. È vero, è l'unico soprannome che mi hanno dato, perché Tino era già corto, ma mi ricordo che alle superiori mi chiamavano Tinellic, e perché avevo fatto, penso a te, questo non me lo sto inventando, avevo fatto un disegnetto con scritto Tinellic. Ah, l'avevi firmato? Sì. Allora, e da lì, ecco, pertanto abbiamo... Cioè, ci siamo trovati per il piacere, ci stiamo conoscendo adesso, e mi trovo benissimo quelle volte, che anche adesso mi trovo a mio agio, a differenza di quando si entra magari con le esperienze mie, di essere entrato in certe situazioni dove si girava o meno, perché qualche esperienza l'ho fatta, grazie al cielo. A proposito, lo ribadisco, ho girato tantissimo con gli schermi verdi in streaming live, che non posso dire per cosa, ma
so quanto, cosa sono gli scherzi verdi, anche quelli blu. Ti faccio vedere allora il posto che di fianco. Ah, perché hai un altro posto. C'è un altro posto con una sorpresina per te, perché io so che tu, ho visto un video, che tu suoni la chitarra. Sì, ma come fai qua? Adesso qui interrompo, okay. E poi seguiamo a mano. Ciao. Ci segui di là, così. Ok. Ecco, oh, arrivato il sole, faremo la festa nel 21 settembre. Oh, oh, bello di qua. Bellissimo! È una specie di set che secondo me. Ma questo era, mi ricordo che era in vetrina. Questo. Sì, prima di poter avere questo negozio. Infatti questo non l'ho montato. Questa è la sorpresa, siccome ho visto che tu sei uno che in un video suona la chitarra, ho comprato. Tu hai visto un video dove sono. Ma a parte che avevo una uguale quando portavo in giro. È una Yamaha questa qui. Quando sì. Facevo. Posso usarla? Certo, l'ho usata. Belle ste sorprese. Questo. Sono pletri. Sono quella migliore. Bella, col manico. Questa è una chitarra country, sai? Sì? Sì. E perché mi hai fatto la sorpresa per suonare la chitarra? Perché tu ti aspetti che suoni? Perché essendo la musica, l'elemento che ti fa. Però anche io mi faccio la sorpresa. Canzone del c'è, non è il c'è che vara, no. Ma è il c'è perché c'è e pertanto, però dai, diciamo che non l'avevo preparata a casa questa qua, ok. La canzone? Sì, io... Ma infatti cioè, mi hai sorpreso che... Beh, ma è facilissimo, no? Questa qua è orecchiabilissima. Ma infatti che l'hai fatto, ma l'hai fatta accanto, mi hai distanto. Ne approfitto, bella la sorpresa della chitarra, bello il fatto di aver visto questo. Ringrazio Francesco di. Mi sento onorato. Vabbè, non sei Francesco. E ti senti onorato di nome o di cognome? Vabbè. Hai tutta la battuta, mi piace. Io vorrei dire io, però noi spero che ci siamo incontrati perché qualcosa ha fatto sì che ci incontrassimo. Sono io che mi sento onorato di essere persino un artista del tuo livello perché oltre all'arte che si vede fuori, e mi viene la pelle d'oca, ma è perché non sto mentendo, c'è un grande artista anche dentro, Francesco Montelli. Grazie, al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti! Tinellic! Montellic!